Grazie, grazie davvero. Allora a questo punto, dopo averli già nominati, chiamiamo ovviamente per prima la nostra ospite d'onore, Isabel Peña, che accomodiamo al centro del nostro incontro, e chiamo immediatamente anche Iris, che è la nostra, come dire, il nostro contatto, il nostro canale, la nostra distributrice, critica, cinefila, e la mettiamo vicino a Isabel, e poi chiamo anche Doriana, Leon Def e Marco Pettenello a raggiungerci, e a, che, visto che tra poco insomma dialogheranno con Isabel. A questo punto ci sediamo, abbiamo di fronte a noi un'oretta di conversazione, poi verso la fine daremo ovviamente anche la possibilità al pubblico di porre domande. La presenza di Isabel Peña, che avete già visto ieri sera alla prima serata di inaugurazione e al premio del pubblico che le è stato attribuito, è di grande importanza sia per la qualità del suo lavoro di sceneggiatrice, sia perché è una delle più importanti sceneggiatrici del cinema europeo contemporaneo, sia perché ci aiuta anche a esplorare i confini del cinema d'autore per i lavori che lei ha scritto, in particolare con il regista Sorogoyen, perché ci sono dei punti di contatto tra il cinema d'autore e il cinema di genere che sono molto molto esplorati all'interno di questa filmografia, e quest'anno nell'edizione della Midei ci sono questi due estremi che si toccano, si parlano, dialogano, e chi, vedo molti dei ragazzi erano presenti con me alla visione del film di Lucio Fulci in sala 3, sa bene quanti gusti, quanti sapori diversi ci siano dentro in questa Midei del 2024. Nulla, io l'introduzione la finisco subito perché non voglio annoiarvi, e lascerei la parola a Doriana e Marco, che dialogheranno tra sceneggiatori, tra grandi sceneggiatori, con Isabel. Quindi lascio a voi la scelta su chi vuole cominciare, e lasciamo anche il microfono a voi. Si sente? Sì. Ok, bene. Buonasera a tutti, sono veramente felice di essere qui stasera, e ci sarebbe dovuto essere con noi anche Massimo Gaudioso, che fa parte della giuria, che è uno sceneggiatore a tutti noto, e che purtroppo è rimasto vittima del Covid. Per fortuna oggi sta meglio, ma insomma non sarebbe stato bello avere anche lui qui, anche perché Marco, lui ed io già l'anno scorso avremmo voluto moltissimo premiare Asbestas. Adesso questo è un anno di distanza, si può dire. E però insomma, le storie delle giurie si sa come sono, sempre un po' controverse, però questo è un fantastico recupero, una bellissima occasione. E Asbestas è stato il primo film scritto da Isabel che io ho visto, e ho avuto subito la sensazione di trovarmi, oltre che di fronte a un film bellissimo, anche a un film che appartenesse a un territorio, a una sensibilità a me vicini, e perché ci sono dei film, così come dei romanzi, che puoi apprezzare moltissimo ma magari con un po' di distanza. E invece in quel caso ho sentito un coinvolgimento molto profondo. Non so, Iris, dimmi tu quando vuoi tradurre e io mi fermo, o se invece per Isabel io capisco. Ok, perfetto, sì. Quindi vado. Come sì. Dinamica, se non capisce qualcosa, okay, mi chiede. Ok, quindi io vado. Sì. Ok, perfetto. E quindi poi ho cominciato a cercare altri film scritti insieme da Isabel e da Rodrigo, lo pronuncerò male? No, perfetto. Rodrigo, fino a Rodrigo, solo sì. Solo Rodrigo, ecco. Fino a Rodrigo è andato tutto bene. Però Rodrigo lo pronuncio. Rodrigo, benissimo. Perfetto.
perché è molto curioso e interessante questo sodalizio, credo nato ai tempi della scuola, cinema che avete frequentato a Madrid e continuato negli anni con esperienze sia nel cinema sia anche in televisione, perché di recente ho visto Antidisturbios, che è Antisommossa, che è penso l'ultima serie che hai scritto, almeno l'ultima serie uscita, ed ero molto curiosa di vedere questa serie per capire un pochino cosa cambiava, se cambiava qualcosa nell'approccio tra i film e gli episodi della serie. E mi ha fatto molto piacere constatare che c'era lo stesso sguardo, lo stesso tipo di approccio, pur lavorando dentro una scrittura seriale, quindi trattando degli episodi che comunque hanno dei canoni che vengono rispettati, però al centro ci sono sempre i personaggi. Mm-hmm. E nel primo episodio di Antidisturbios c'è un prologo, secondo me bellissimo, perché siamo tutti abituati a questi teaser delle serie americane che in genere sono sempre un po' action, un po' perché la logica è quella di dover catturare, no, lo spettatore, di così, logica da cui personalmente mi sento molto lontana. E questo prologo è bellissimo perché è su un personaggio femminile che poi si scoprirà essere la protagonista della serie, ma soltanto alla fine del primo episodio. Quindi tu vedi questa ragazza che fa un gioco trivial, credo, no? Gioca una trivial con la sua famiglia e lei si impunta con il padre su una questione di principio, non lascia passare. Forse potrebbe, no, in quel contesto familiare così, ma lei no, vuole assolutamente cercare la verità, ed è un'efficacissima presentazione del personaggio, perché ti dice con uno sguardo intimo e privato quanto lei sia determinata. E sai da quel momento in poi che andrà fino in fondo e ti dà una chiave di lettura proprio per tutta la serie, in cui poi vengono affrontati, insomma ci sono tutti i temi sociali, politici, che fanno parte dei vostri film. E forse Marco tu vuoi dire qualcosa, perché anche tu mi sembra, non so se vuole prima parlare Isabel prima tengo non so che decir. Gracias por tus palabras. Bueno, pues compartir con vosotras y con vosotros que ese prólogo del que hablas, nos costó mucho encontrarlo en la escritura, y la clave nos la dio precisamente el querer ir contra el género. Bene, ringrazio molto di essere qua della tua introduzione, Doriana, e che proprio questo prologo di cui tu parlavi è stato uno dei punti più difficili di trovare dentro del racconto. La spinta che gli ha portato è stato proprio quello di volere andare contro i canoni del genere. Porque la serie, bueno, se llama Antidisturbios y, como os podéis imaginar, pues va sobre un grupo de seis policías antidisturbios, que son seis hombres como seis armarios. La serie habla de la violencia, habla de la masculinidad, y entonces
nos gustó que la primera imagen de una serie, que la gente ya podía un poco imaginarse por dónde iban a ir los tiros, pues empezar con una mujer joven, con la cara lavada, jugando una tarde de domingo al trivial con sus padres. Nos pareció que era la antimanera de empezar la serie y precisamente creíamos que ahí estaba una de las claves. Y aparte luego eso, poder ir sembrando los rasgos de personaje que íbamos a ir descubriendo durante las 5 horas de metraje. Come anche avete capito dal titolo Antisommossa, il film parla proprio di quello, i personaggi sono 6 membri di questo corpo che sono proprio rappresentano anche un prototipo maschile di un certo genere, no? Sono un prototipo di ognuno di loro, un prototipo di violenza, un prototipo di mascolinità. Quindi il fatto di scegliere invece la contrapposizione dell'inizio era proprio quello di iniziare con una ragazza che è giovane e pulita, quindi tutto l'opposto, no? Era proprio, come ha detto lei, un antimodo di iniziare la serie, che poi dava questa contrapposizione per proprio sviluppare, partendo da questo antimodo, i diversi appunto personaggi che poi si sviluppano nelle quasi 5 ore di metraggio che dura la serie. Sì, beh, se posso aggiungere, parlando di questa scena che è piaciuta molto anche a me, io ci ho visto un'altra cosa che ho visto spesso nei lavori vostri, cioè che voi avete messo in scena spesso dei personaggi che hanno ragione secondo voi, cioè il film ha il coraggio anche di prendere una posizione, così sempre il film o la serie, però ti racconta che avere ragione costa un prezzo, e allora lei per avere ragione mette in crisi l'armonia della famiglia, e questo mi ricorda un po' la scena di Asbestas dove ci sono i due fratelli nel bar, i due fratelli cattivi diciamo così, e quello dice: io avrei voluto guadagnare qualche soldo, prendermi un taxi, fare il tassista, e improvvisamente quella persona che come spettatore ti stava completamente antipatica diventa un essere umano, no? E quindi il film è contro di lui alla fine in qualche maniera, ma sa di essere contro a un essere umano che è in cerca di felicità. E questa forma di complessità io l'ho molto apprezzata, insomma, nei vostri film. Questa non è una domanda, era solo per aggiungere. Grazie. Niente. Cioè spesso, poi anche ieri sera parlavamo di quella scena in Andorra del Regno, che c'è lui che, insomma, vabbè, c'è tutta una cosa molto dinamica dove loro devono, dove c'è questo che deve andare a prendere dei documenti molto importanti per salvarsi praticamente la vita, e sono nascosti in un posto dove c'è una festa, e che quelli che sono lì alla festa non c'entrano niente, però lui deve entrare. E questi gli dicono: basta, lasciaci in pace, stiamo facendo una festa, vai via. E lui deve litigare con questi qui che stanno alla festa, che all'inizio sembra che ci abbiano ragione, che dicono: ma cosa vuole questo che ci rovina la festa? E anche lì un po' c'è questa cosa qui, di uno che... Beh, lì poi non ha ragione nessuno dei due, diciamo, in quel film. Comunque, insomma, volevo dire questo e chiedere questo. Cioè, voi avete fatto dei film, quelli che ho visto io, dove c'è spettacolo, diciamo, ci sono gli omicidi, ci sono gli inseguimenti, c'è la violenza, c'è il genere, se vogliamo chiamarlo così, e però c'è anche molta autenticità, cioè i personaggi sono veri, cioè pensi che siano veri. Ed è un po' quello, cioè, sono i due poli del lavoro che un po' tutti noi che cerchiamo di fare di bei film, cerchiamo, tra cui ci muoviamo, cioè fare film che assomiglino alla realtà e fare film che assomiglino a film che abbiamo già visto e che ci sono piaciuti, come... E nei vostri film c'è un bellissimo, secondo me, compromesso tra le due cose.
diceva, credo, Truffaut, no? Che credo che lui parlasse del finale, che il finale di un film deve contenere verità e spettacolo. E questa dinamica, che poi secondo me non vale solo per il finale, è appunto questa dicotomia, è quella dentro cui ci muoviamo. E io, ancora un po' di tempo fa, mi sono molto interessato e appassionato al vostro lavoro perché ho trovato una bellissima sintesi di questi due elementi. E allora ti volevo chiedere come ci arrivate. Cioè, se parlate, partite più da film già visti o da realtà osservata e come la osservate. Vale. Gracias por toda la introducción. Pues es una mezcla de las dos. A ver, ver películas es lo que más me gusta del mundo y me dedico a hacer películas, entonces las veo desde que soy muy pequeña y las sigo viendo, con lo cual tengo como un magma de referencias en la cabeza que es inevitable no acudir a él. Pero a la vez la observación de la realidad y de lo que nos rodea es la gran fuente de inspiración. Paro y que se me va a seguir. Ah, vale, no, como quieras, no sé si podía seguir. Sí, dice que va bien en realidad una buena síntesis con la que quello che parte del suo lavoro è proprio la pretesa di, appunto, no? Una sintesi, un compromesso, l'hai chiamato tu, fra queste due cose, no? Nella sua formazione, il fatto di vedere film, dice Isabella, è qualcosa che fa sin da piccola, è qualcosa che continua a fare tuttora, e chiaramente è quasi ineludibile il fatto di, no? Sin da piccola che vede film, ha talmente un miscuglio di riferimenti in testa, quindi è quasi impossibile eludere, no? I riferimenti magari che ha di altri film. E dall'altra parte c'è appunto tutto un avvicinamento a quello che è la realtà, la documentazione della realtà, che credo che querías desarrollar, no? Sí. Esta segunda parte. Sì, per che non sia orribile per te. Vale, vale, tranquilla, sta buono. Y en cuanto a la observación de la realidad, yo muchas veces pienso que tengo mucha suerte de dedicarme a ser guionista, porque siento que cada vez entiendo menos el mundo. No sé si os pasa. Y entonces todas estas preguntas, dudas, dilemas y miedos que me supone vivir en el mundo, los puedo afrontar desde mi trabajo e intentar, bueno, compartir esas mismas preguntas e intentar llegar no tanto a respuestas como a, no sé, arañar algún tipo de verdad. Entonces, por eso este trabajo me sienta bien. Infatti, dice, per quanto riguarda, no, questa parte di osservazione della realtà, è qualcosa alla che si è molto legata, no? Lei dice che non so se a voi vi succede pure, però ha la sensazione che ogni volta capisce meno il mondo che ci circonda, e chiedeva appunto se vi succede, non lo so, anche a voi. Ok, sì, le passa anche. E da lì ha la fortuna di potersi dedicare a questo mestiere che tanto gli piace, perché è proprio uno spazio, un meccanismo, un luogo che gli permette, attraverso appunto questo lavoro, porsi delle domande per provare a avvicinarsi, no, a questa comprensione del mondo. Allora sì, io sono completamente d'accordo e penso che l'unica consapevolezza sia quella di non sapere niente, che tu vai avanti nella vita e nel lavoro è questo. E no, volevo fare una domanda, Isa, perché è una mia curiosità, perché mi sembra che quasi, o forse insomma tutti, la maggior parte dei tuoi film siano soggetti originali,
Ieri ci hai raccontato, no, che Asbestos, per esempio, è nato da un trafiletto, una piccola notizia di cronaca che tu avevi letto. E volevo capire com'è rispetto a questa questione dei soggetti originali la situazione in Spagna, perché in Italia ormai, cioè, ovviamente la letteratura, il cinema, la televisione hanno sempre attinto alla narrativa, però mai come in questo momento qui da noi il rapporto è proprio così sbilanciato che i soggetti originali ormai sono quasi proprio in via di estinzione, a parte, no, pochi autori ovviamente. E di recente addirittura mi è capitato che, lavorando su un soggetto originale, il produttore dicesse: no, perché questo è un progetto sperimentale. E noi, io e il regista, avevamo detto: ma in che senso? No, perché è un soggetto originale. E quindi io lì ho pensato: beh, ma siamo proprio nel paradosso, no? Se un soggetto originale è considerato sperimentale. Quindi volevo capire appunto com'è in Spagna, se appunto loro sono fortunati, oltre che ovviamente bravissimi, a poter fare soggetti originali, o se non è una situazione così squilibrata come da noi. La storia originale è come más rara, y que sea un poco en España también, hay tener la sensación que un poco vale. Esta situación es, o es una cosa muy de aquí. Vale. A ver, entiendo lo que dices. En España creo que no es tanto, pero sí que es verdad que las franquicias, las adaptaciones, los remakes, se comen la cartelera y se comen la oferta de las plataformas. Pero quiero creer que aún nos queda un hueco para el cine de autor en España. Yo creo que sí que aún nos siento un poco fuertes. Igual es lo que quiero es lo que quiero creer, pero creo que sí que aún tenemos un espacio. Bene, si dice che questa tendenza, Doriana, che hai commentato, è anche sicuramente presente, no? in Spagna oggigiorno, no? Quando sicuramente tutto quello che riguarda quasi, no? il franchising di storie o adattamenti o tutto il mondo dei remake si mangiano e devorano tutto quello che è l'offerta cinematografica, e anche molto specialmente dentro del mondo delle piattaforme. E a lei gli piace pensare, o ha individuato, che c'è ancora nel nostro paese uno spazio non piccolo per quello che riguarda l'autorialità intesa in questo senso del soggetto originale, e vuole pensare che è una cosa che è tuttora così, che non è semplicemente qualcosa che lei vede perché è un suo desiderio che così sia. Però è vero che la tendenza è la che tu dices, e precisamente per questo nos hizo tan felices que Asbestas fuera también en taquilla. Fue una de las películas españolas más vistas, pero es verdad que la primera más vista es, con todo mi respeto, una comedia que es la tercera entrega de una historia completamente desbaratada, pero que lleva a la gente al cine. Entonces creo que, siendo que estamos en un punto en el que estamos muy heridos, ¿no? Como industria, bueno, el hecho de que la gente siga yendo a las salas a ver estas películas desbaratadas, tres en familia, el hecho de que sigan yendo a ver una película como Asbestas, que además tiene tres lenguas, que no se dobló, pues nos dio, no solamente a nuestro equipo, sino a todas las compañeras y compañeros de la industria, como un balón de oxígeno.
sì, in questo senso aggiunge che nel caso specifico di Asbestas uno dei motivi che è stato di grande soddisfazione per loro è il fatto che, appunto, essendo una storia originale, è stato diciamo il secondo film spagnolo che più ha incassato in la scorsa stagione. Il primo, si può dire, è una terza parte di una commedia di quelle strampalate, e il fatto invece che Asbestas, che è un film dove si parlano tre lingue che riguardano tutta un'autorialità, abbia portato anche tanta gente al cinema, e fa pure, appunto, pensare che ci sia, no, tutto questo spazio ancora dove l'autorialità di quello che riguarda il soggetto originale viene anche in certi casi premiato dal pubblico, no? Sì, insomma, come dire, credo che il nostro mestiere, come tutti i mestieri in questa epoca, stia diventando un mestiere che si va industrializzando e un po' omologando a delle cose di mercato, al profitto, eccetera. E in questo contesto, però, la cosa più divertente da fare, oltre che la più giusta, è opporsi. Resistere, se non è una parola troppo retorica, ecco. E, no, volevo dire prima, a proposito del fatto che non avere convinzioni in questo mestiere è utile, anch'io lo penso sempre, e io sono una persona sempre piuttosto indecisa, e spesso penso che se avessi fatto un altro mestiere sarebbe stata una tragedia per me, perché non saper pronunciare tutte le cose motivazionali, tutte le cose che ti spiegano per diventare un leader, quelle cose lì, tutti dicono devi saper prendere delle decisioni. Però invece se devi scrivere, no. Oggi, per esempio, ho passato la giornata a pensare se mi dovevo mettere le braghe corte o lunghe. Perché faceva caldissimo, però dicevo devo parlare in pubblico, faccio brutta più. Poi mi affacciavo, c'era un caldo, e ho perso ore in questo, a ragionare in questa roba, no? E poi intanto mi dicevo, ma cosa stai facendo? Cioè, vestiti e vai, cioè. E poi però mi sono detto, infatti mi è venuto in mente adesso, mi sono detto tra me, però se io dovessi scrivere un dialogo tra due persone, uno che dice mettiti le braghe corte e uno no, mi verrebbe benissimo, perché conosco perfettamente le ragioni dell'uno e dell'altro, capito? E in fondo questo per dire che nel nostro mestiere essere indecisi e contenere il dubbio, cosa svantaggiosa nella vita in generale, è invece un grande vantaggio, ecco. Ma volevo farti una domanda, e visto che, e ne sono molto contento, e come dicevi, questo vostro film e anche gli altri, credo, è andato molto bene anche internazionalmente, no? E mi viene in mente, una volta quando ero molto giovane, ho visto una conferenza di Scarpelli, Furio Scarpelli, che non so se tu conoscerai, ma qui in Italia è una figura molto importante, per quanto non famosa, essendo uno sceneggiatore, e che però, insomma, è uno dei più importanti sceneggiatori della storia italiana. E uno gli aveva chiesto, ma scusi, ma lei ha fatto tutti questi film di successo, è andato così bene, così importante in Italia, perché lei è mai venuta voglia di andare a lavorare in America? E lui ha risposto, cosa che non mi dimenticherò mai, ha detto, il mio scopo nella mia vita professionale non è andare a lavorare in un'industria più grande, ma cambiare il mio paese stando qui. Quindi con il mio lavoro cambiare il mondo, o almeno illudermi di farlo. Cosa ne pensi? Tu hai qualche, insomma, vi succede che vi chiedano di lavorare per industrie più grandi all'estero? Cosa ne pensate? Che occasioni avete avuto, se si può parlare? Ok. Claro, si en este sentido habéis recibido también, por ejemplo, propuestas de otras industrias, y ¿qué te parece? Sí, nos han propuesto algunas cosas, tanto juntos como por separado, ¿no? Pues a Rodrigo, o a un productor, o a mí. Y lo que nos pasa es que estamos muy a gusto en nuestra pequeña gran familia,
pensad que somos un grupo de amigos que nos hemos criado, bueno, que, mejor dicho, que hemos crecido juntos, amando el cine y soñando con que algún día alguien nos pudiera pagar algo de dinero por hacer algo relacionado con el cine, y que estamos, bueno, empezando a conseguir ese sueño. Bueno, ese sueño tampoco es una palabra que me guste. Bueno, ese proyecto. Entonces, eso, si trabajamos los amigos juntos en los proyectos elegidos y tal, que vengan de fuera a ofrecerte algo más dulce, pues no, de momento no nos ha picado, digamos. Pero ya os digo, es por la fortuna de lo que hemos alcanzado, y no sé si pecamos un poco de mente pequeña, pero precisamente aludiendo a lo que decía vuestro paisano, hay mucho que hacer todavía, ¿no? en nuestra pequeña parcela. Comentaba lei all'inizio che sì, che effettivamente gli è successo sia a lei che a Rodrigo di ricevere delle proposte, sia insieme che sia separatamente, che però il punto è che loro stanno molto bene lavorando insieme, sono molto felici lavorando insieme e lavorano anche con un gruppo, un collettivo che si conoscono da tantissimi anni, sono amici da sempre, hanno iniziato anche a studiare, hanno pure studiato insieme, e quindi il fatto, cioè tutto questa specie di, lei l'ha detto proprio come una piccola grande famiglia, non ha portato a magari ascoltare queste proposte, perché proprio in questo contesto di amicizia loro avevano questo progetto, no? Fantasticavano con il fatto che qualche giorno qualcuno gli desse qualche soldo per realizzare questi progetti, è qualcosa che adesso si sta avverando. Quindi lì magari dice, noi magari pensiamo un po' in piccolo, no? Rimanendo in questa nostra piccola grande famiglia, ma d'altronde è quello che vogliamo fare e siamo felici facendolo così. No, volevo dire a Isabel che io e Marco comunque abbiamo lavorato insieme, abbiamo scritto quanti film? Tre o quattro per la regia di Carlo Mazzacurati, e con cui ho lavorato 10 anni, tu forse anche già da prima, e che quindi un sodalizio molto forte con un regista. E poi c'è anche Silvio Soldini, che con cui io lavoro dal 95, quindi un po' di anni. E chiaramente lavorando così a contatto, no, insieme, c'è un modo di dialogare, di capirsi, di così. Però poi, almeno nella mia esperienza, ogni volta è diverso, cioè ogni film, poi ogni storia, sin da quando nasce, ha nel suo di DNA qualcosa che ti porta a fare delle cose diverse, no? Perché è la storia stessa, sono i personaggi che ti portano nella direzione in cui andare. E quindi volevo sapere com'era per loro, per te e Rodrigo, e come si è poi evoluto negli anni il rapporto, anche perché credo che anche voi facciate un grosso lavoro di documentazione, partendo proprio dalla realtà, incontrando le persone, parlando, poi sempre con l'idea che ovviamente il mondo che si costruisce
diventerà altro, però sempre con uno sguardo molto, molto interno, molto affettuoso sui personaggi, molto vicino, mai giudicante, non vi mettete mai dall'alto e li guardate così come se fossero un po', no, delle cavie di laboratorio, ma ci si butta sempre dentro nella mischia. Questa è una cosa che personalmente a me piace tantissimo ed è quello che, insomma, anch'io cerco, ho sempre cercato di fare. Como ella dice, cada película es diferente y he visto de esta manera de tratar los personajes, no como el hámster de laboratorio, sí, sino en esta parte humana, como ha sido pues el desarrollo de vuestra relación profesional hasta llegar a también en la manera en que os documentáis y trabajáis para construir los personajes. Vale. Bueno, a ver, es que claro, nosotros, nuestra primera película juntos es de 2013 y la empezamos a escribir en 2010. Bueno, lo que quiero decir es que llevamos trabajando juntos ya pues 14 años y cuando nos conocimos acabamos de salir de la escuela de cine, pero no sabíamos nada de cine. Entonces lo hemos descubierto juntos y creo que hay una manera. Creo que cada uno escribe como es y cada uno es como escribe. Y siendo Rodrigo y yo muy distintos, tenemos algo en común, tenemos muchas cosas en común, pero creo que hay algo muy fuerte, que es las ganas de, bueno, lo que os hablaba un poco antes, ¿no? Esas ganas de entender. Y creo que si tienes ganas de entender a alguien es porque no te estás colocando por encima y es porque realmente tienes un interés genuino. Y creo que eso hace que realmente haya una atracción por la persona que tienes delante. Entonces yo he sentido atracción cuando estoy sentada en la fase de investigación por un político corrupto, aunque no comparta sus valores. Me ha pasado lo mismo con un antidisturbios violento, aunque no comparta sus valores. Y me ha pasado, pues, por ejemplo, con una mujer prostituida en un proyecto en el que estoy trabajando ahora, aunque no comparta su trayectoria vital. Entonces creo que hay algo, eso, en realmente querer tocar, ¿no?, a esa persona y querer entenderla y como decía Carrer, el escritor, no el guionista, Emmanuel, me atrae lo que me aleja del hombre, no lo que me acerca. Lo que me acerca ya sé lo que es, ¿no? Pero lo que me aleja es lo que realmente me interesa y, de una manera irónica, es lo que me va a acercarme definitivamente, ¿no? Mm. Bueno, un poco largo. Suerte. Sí, no, tranquila. Isabel dice que el primo film que han realizado con Rodrigo Sorogoyen es del 2013, Stoccolma. Si chiama per titolo, comunque era stato iniziato a scrivere nel 2010, quindi più o meno è da 14 anni che lavorano insieme. Loro si sono conosciuti appena laureati nella scuola di cinema e la prima cosa quando ci sono conosciuti è che hanno capito che di cinema non ne sapevano niente, quindi nel suo rapporto è stato quello anche di scoprire insieme, di crescere insieme in questo mestiere, no? È stato proprio un viaggio di scoperta attraverso il cinema. Lei dice che sicuramente che sono, diciamo, sono fatti entrambi in modi molto diversi e questo è sicuramente questa diversità è qualcosa che è una grande fonte di attrazione, così come succede con i personaggi che disegnano, no? Perché lei raccontava che in questo avvicinamento ai personaggi molte volte è quello che si sente, quello che è la fonte di attrazione per i personaggi, proprio quello che è diverso
da te stessa, no? Lei dice che si è sentita attratta da un politico corrotto, anche se chiaramente non condivide per niente i suoi valori, si è sentita anche attratta da questi personaggi, no? Di questi antisottomossi, anche se appunto non condivide per niente i suoi valori, si è sentito pure attratta da una donna che è caduta nelle reti della prostituzione, anche se non ha niente a che fare con il suo percorso vitale. E lì, come diceva appunto Carrer, non regista ma lo scrittore, non si, la frase che proprio mi attira, quello che mi allontana dai miei personaggi, sicuramente non quello che ho in comune con loro, no? Sì, secondo me questo, cioè, è interessante questo, perché i personaggi negativi, voi credo di sì che voi andiate oltre il, come dire, l'accettarli o il perdonarli, ma l'attrazione, c'è l'attrazione che è una cosa che può portare a grande cinema, insomma. È un peccato che non ci sia Massimo, che in questo campo con Matteo Garrone è un maestro, insomma, di raccontare personaggi, cioè farsi attrarre da personaggi repellenti, insomma, al punto che ti gira la testa come spettatore, insomma. E comunque, due domande così. Una è: perdete molto tempo quando lavorate? E un'altra è: parlate mai di struttura per atti, midpoint, eccetera? Pierdo mucho tiempo porque es una obligación de los guionistas. Me consola moltissimo. Y a ver. Pero juntos o sola pierdes tiempo. Las dos. Es muy importante perder tiempo juntos, sí, porque sí. Te acerca. Sí, porque además la parte de trabajar juntos nunca es escribir, o sea, teclear, siempre es hablar o escribir en una pizarra, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo decimos, que nos podemos, o sea, nuestra jornada laboral, que puede durar 7 horas, 8 horas, a veces es estar 8 horas hablando. Entonces, en este diálogo, claro, pasamos por todos los, ¿no?, puntos imaginables. Y compartimos mucho de nuestra experiencia vital o de cosas que nos han contado. Entonces, en ese diálogo, pues es inevitable perderse, ¿no?, y acabar perdiendo el tiempo. Dice que sí, con respecto a la prima domanda, que perdono sicuramente tantissimo, tantissimo tempo, che in parte, no, è quasi quasi un dovere nel suo mestiere. E praticamente questa perdita di tempo di cui parli consiste, il lavoro che fanno consiste in parlare, in dialogare, no, gran parte del tempo. Quando loro stanno insieme, appunto, non è che stanno scrivendo al computer o facendo schemi, gran parte delle 8 ore di una giornata lavorativa per loro consiste proprio in quello, in parlare, sicuramente anche tra di loro condividono anche percorsi vitali, o parlare anche di cose che poi ti hanno raccontato altri o amici in comune o esperienze, e da lì sicuramente questo è, in questa condivisione, in questo dialogo, c'è, cioè, il fulcro del mestiere, anche appunto questa perdita di tempo, no? Y en cuanto a hablar de estructura, sí, hablamos mucho de estructura, pero es verdad que no tanto en función de los 3 actos, el midpoint, o aquí debería ir el primer punto de giro. Como somos un poco, a ver cuál es la palabra, como somos un poco nuestros, lo que nos gusta es ir contra eso. Nos divierte mucho desmontar las estructuras. Entonces, digamos que la estructura clásica, en un primer momento en el que te enfrentas a la absoluta soledad infinita de una página en blanco, sí que ayuda pensar en la estructura clásica, pero muy 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 rápido nos desmarcamos y nos vamos, ya te digo, como a jugar contra ella. Y creo que así, algunas veces, no siempre, pero hemos encontrado, bueno, sitios que nos divierten,
sitios que nos hacen sentir cómodos, porque aunque nunca descubrimos América, por así decir, porque América está descubierta hace mucho, sí que, bueno, eso, llegamos a lugares que creemos que si nos divierten a nosotros como guionistas y como primeros espectadores de nuestra película, creemos que también van a poder provocar algo, ¿no?, en los futuros espectadores. Así que básicamente es llevar la contraria a los libros de guión. Pero conociéndolos. Conociéndolos hace mucho tiempo y ahora, sí, desvirtuándolos un poco. Bene, con rispetto a questa no, nomenclatura del vostro mestiere da sceneggiatori, dice che sì, chiaramente è qualcosa che loro, no, i tre atti, poi no, è il punto di giro, no, sempre un po' sta nei codici del mestiere, però dice che in questo caso loro si ritengono un po', diciamo, un po' particolari, e quello che proprio gli piace fare è andare contro a queste strutture, no? È proprio andare a sovvertirle o sempre giocare per rivertirle, no? Per smontarle in qualche modo. E sicuramente dice lei che nel primo momento, quando affronti la pagina in bianco con quello schermo vuoto, tutto quello che sono questi codici aiutano a sbloccare, ma subito quello che sono un primo aiuto, no? a un attimino impostare, ma subito dopo loro si mettono quasi escono dalla tangenziale e si mettono proprio a lavorare per giocare dentro di questo e sovvertire proprio queste strutture. Lei ha detto che chiaramente l'America è già scoperta, che non saranno loro a scoprirla, che però proprio dentro di questi codici quello a cui trovano il piacere proprio a giocarci dentro e modificarli, sovvertirli. Y me acuerdo, por ejemplo, que durante la escritura de Antidisturbios, que son 6 capítulos, el 6º capítulo no lo encontrábamos. Fue una época difícil de mi carrera, porque la serie además estaba rodando y es que teníamos que escribirlo ya porque nos iba a coger el rodaje y no había 6º capítulo. Y entonces recuerdo que las claves nos las dieron las ideas que nunca jamás nos habría dado un manual de guión. Porque, bueno, muy brevemente, por si no lo habéis visto, pero el segundo acto, por así decir, es una cena entre los 6 personajes. Una cena de 6 tipos sentados y, bueno, pues obviamente están pasando muchas cosas, ¿no? Pero son 6 tipos sentados en una cena. Y el clímax nos lo acabó dando la protagonista sentada en un coche con un malo, por así decir. Pero también era una conversación, ¿no? Entonces, un policíaco tan testosterónico y tal y cual. El 6º capítulo debería haber sido fuegos artificiales, pero es que no estaba dentro de nosotros. Y ya os digo, acabamos, bueno, pues haciendo el segundo acto más aburrido de la historia y el anticlímax más aburrido de la historia. Pero precisamente porque estaba dentro de nosotros y precisamente porque toda la carne estaba puesta en los personajes, salimos creo que más o menos airosos. E con questa, per aggiungere anche a proposito di Antidisturbios, racconta Isabel che lì è una serie che ha 6 episodi, come abbiamo detto prima, e che lì è stato forse uno dei momenti più difficili del suo lavoro, perché loro non avevano il 6º episodio. E questo 6º capitolo, e lì, essendo una serie, si era iniziato le riprese, quindi il tempo giocava contro, perché dovevano assolutamente trovare questo epilogo per la serie, questo 6º episodio che non appariva da nessuna parte e continuava a passare il tempo, no? E lì infatti tutta la storia dice, il secondo atto ad esempio è una cena,
Questi sei personaggi, questi sei anti-sottomossa che sono anche, no, rappresentato tutta questa mascolinità e tutto quanto, alla fine era stato risolto con una cena che, vabbè, se non l'avete visto, aggiungo io a parte, eccezionale. E invece il climax alla fine era venuto dato dalla ragazza di cui Doriana parlava prima, seduta in macchina. Quindi alla fine le dice, no, che teoricamente facendo un film di genere tu dovresti andare a pensare a finire con i fuochi d'artificio, e la risoluzione invece è arrivata da tutt'altro, no? Da due sequenze che non hanno niente a che fare con il genere, che potrebbero essere apparentemente noiose, ma sono quelle che alla fine hanno dato appunto il secondo atto e l'anticlimax in questo contesto. Allora, vogliamo lasciare un po' di spazio? Direi che, visto che ci avviamo nell'ultimissima parte del nostro incontro, lasciamo come al solito spazio ai nostri spettatori. Qualcuno voglia? Sì, bravissimo, così compri il ghiaccio. Poi magari passiamo il microfono. Voi antes en español, e poi si chiede traducito, se no traduzco io direttamente. Mucho gusto, me chiamo Paolo. Y se escucha bien, sí, creo que sí. Bueno, ante todo, felicitaciones por la trayectoria y la manera de escribir todo. Bueno, no, no es que conozco mucho, pero lo que he visto es muy tocante. Y la pregunta principal es, ayer vi Asbestas y en realidad me costó mucho, en manera, o sea, pegó fuerte. Porque, bueno, porque muy pesada la historia, muy pesado la manera en la cual se derrolló la película. Y de un lado. Otro lado, felicitaciones por la escena del enfrentamiento entre la mamá y la hija, entre Olga y María, cuando se dan fuerte en la cocina. Para mí es uno de los diálogos más, escrito de la manera mejor que he visto en el tiempo. Entonces, muchas gracias. Y, pero de todo esto, por otro lado, la idea de hacer una peli tan larga como tiempo es para, como decir, de un lado ir en contra de un estilo que no dice que tenemos que hacer peli de 120 minutos por ahí, y por eso generar una tensión tan fuerte hasta el final, o decimos casualidad, o la posibilidad de tener una independencia con respecto de la producción, que ponele, te puede decir, en Italia te dicen no, bueno, tiene que estar adentro de un tiempo. Uh-huh. Bueno, a questo punto mi traduco da solo, ringrazio, complimenti per la sua carriera, e l'ho ringraziata perché secondo me la scena del confronto fra mamma e figlia nel film Asbesta che ho visto ieri è molto toccante, penso che sia una delle scene migliori, almeno a mio modesto parere, di confronto fra due protagonisti, durissima, bellissima. E invece dall'altra parte, se la durata molto lunga secondo me di Asbestas è determinata dalla creazione comunque di una tensione narrativa fortissima, quasi che genera sofferenza, ed è oppure casuale, o insomma è dato dalla storia che va così, è giusto che sia così. Muchas gracias. Bueno, gracias Paolo por tus palabras. Es curioso que digas que la película es larga, porque era mucho más larga. Era mucho más larga, pero el montaje habló y cayó material. Y aunque fue doloroso ver cómo caía, fue lo mejor para la película, claramente. Entonces, bueno, a lo que voy es que la película dura lo que tiene que durar. Sé que hay muchos productores que imponen un metraje, sobre todo en televisión, pero también en cine,
y aunque puedo entender sus motivos, no los comparto porque cada historia ocupa lo que tiene que ocupar. Tuvieron la fuerza de mantener esta historia, sea frente a quien puede decir que no. Sí, lo que pasa es que tenemos mucha suerte, como os decía antes, y nuestros productores son gente sensible, comprometida, que nos escucha, que nos da el espacio. Igual que yo se lo doy a ellos cuando me dicen tiene que caer esto en montaje. Entonces creo que también este respeto es el que hace que nos permitan que la historia hable por sí misma. Y fíjate, en su momento mucha gente nos dijo, no, Asbestas tendría que ser una serie. Y es como, no, Asbestas no tendría que ser una serie, Asbestas tiene que ser la peli que tiene que ser. O, ¿por qué no hacéis un true crime? Pues no, pues esto tiene que ser. Entonces, realmente, bueno, escucharte y escuchar la historia, aunque suene un poco hortera, un poco poético además, lo creo fervientemente y hay que dejarse llevar por ello. Bene, è curioso che dici questo sul metraggio, perché in realtà il film era molto più lungo di quanto è, e chiaramente lì il montaggio ha anche fatto la sua parte, e lì ci sono, anche se è doloroso, no? Ci sono parti del film che sono state sacrificate. Questo sicuramente è qualcosa che alla fine ha giovato per il bene del film, no? Con rispetto a questo che dici della durata, commenta Isabel che un po' ogni la durata non è che deve essere una o l'altra, ma che viene proprio data dal film stesso, non è al corrente di tanti produttori che sicuramente dettati da televisioni provano di imporre una durata concreta nel loro caso. Sicuramente sono molto fortunati di essere accompagnati da produttori che condividono sicuramente la loro sensibilità, la loro visione con rispetto al film, no? E dallo stesso modo li ascoltano. Ascoltano loro dallo stesso modo che loro anche ascoltano i produttori quando dicono che qua bisogna magari fare o più o meno di una sequenza perché funziona o meno, no? Quindi dice che alla fine questo dare spazio è qualcosa che è reciproca. E la durata, aggiunge lei, no, che a proposito di Asbestas tanta gente gli aveva detto dovete fare un true crime o dovete fare una serie, e loro hanno detto no, questo è il film e il film è così perché doveva essere così, no? Quindi tante volte sicuramente la natura di quella stessa storia che viene rispecchiata nel proprio. Con rispetto alla sequenza che decía della madre e la hija, querías añadir algo? Bueno. Perché forse viene un poco a in relazione con quello che dicevate, no? Magari che è un film di genere, ma quella è una relazione madre-figlia che viene inserita nel film e che risponde a lo che podía essere la cena o lo che podía essere la... Uy, igual nos estamos encasillando. Sí. A ver, esa escena me gusta que te guste porque es una escena muy importante para Rodrigo y para mí y para las actrices, porque es un plano secuencia y fue un reto para ellas, sobre todo para Marie Colomb, que es una actriz maravillosa, que es la que hace de Marie, la hija, y que fue la primera escena que rodó cuando llegó a Galicia a incorporarse a la película. Imaginaos, ¿no? Con Marina Foïs delante, un plano secuencia de 17 minutos, si no recuerdo mal, una conversación. Fue un reto importante para ellas y creo que lo hicieron increíble. Y bueno, esa escena eso, pues es muy importante para nosotros porque de alguna manera nos daba un poco de miedo que lo que hace Olga, que es quedarse en esa aldea teniendo que ver cada día y cada tarde y cada noche a los posibles asesinos de su marido, que fuera un proyecto tan descabellado, tan heroico, que pudiera ser poco humano, nos daba miedo que los espectadores no fueran con Olga de la mano, ¿vale? Que se alejaran de ella por no entender. Y de alguna manera, Marie, la hija, era un poco, quizá a los ojos del espectador, ¿no? La que podía
decirle a este personaje, a su madre, todo lo que no entendía y que el espectador quizá tampoco estaba entendiendo. ¿Cómo? ¿Por qué haces esto? ¿Papá no va a volver? Hay una frase, de hecho, que es muy relevante, ¿no? Cuando Marie le dice, elegid vosotros si es verdad o mentira, en París tus amigas dicen que igual se ha ido él, ¿no? Que es algo terrible, es muy, muy, muy cruel. Pero claro, son las preguntas que creíamos que el espectador quizás estaba haciendo, y a través de Marie como conducto creímos que Olga iba a poder expresar todo lo que ella tenía dentro, y que a partir de este momento de la película los espectadores decidieran, bueno, estoy con Marie, estoy con la hija, sigo con Olga, con la madre, o ojalá sigo con las dos, como un dilema interno que es el que nosotros como guionistas tuvimos durante todo el proceso de escritura. Eso es. Ah, genial. Posso fare una domanda velocissima? Prima la traduzione. Aspetta che manca la traduzione. Ah, scusa, certo. Sì, sì, dice che sì, 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 vai. Per quello che le fa molto piacere che hai chiesto su questa sequenza, su questa scena in concreto, perché è una scena da cui loro due ci tengono tantissimo, no? E tra l'altro la prima scena girata, c'è stata una scena molto importante per tutti, ma anche per le due attrici, è stata, per quello che è la figlia, la prima scena che ha girato quando è arrivato sul set. Da lì chiaramente trovarsi con la grande Marina Foïsta davanti e dover fare e girare questo piano sequenza, perché tutta la conversazione è un piano sequenza che, se non ricorda male, dice dura più o meno 17 minuti, è stata insomma catapultata lì l'attrice, per questo è stato appunto, anche quando si è tradotto sul set, è stata una sequenza molto, molto importante. E l'importanza di questa sequenza reside anche nel fatto che in quel punto del film loro si stavano chiedendo che succedeva con quello che sta facendo Olga, no? Perché Olga alla fine decide di rimanere lì, pure, no? Con gli eventuali assassini del marito. E lì loro si erano posto il problema dell'spettatore in che posto avrebbe messo a Olga. Da lì che avevano pensato, appunto, avevano ideato questa sequenza dove Marie, la figlia, prende un po' il posto dello spettatore e va a interrogare la madre su tutte quelle questioni, no? De lì è un po' la figlia Marie era un po' la voce degli spettatori che in questo punto potevano avere, no, qualche perplessità e potevano essere un po' lontani dalla scelta che fa la madre. Da lì che Marie fosse appunto un po' la voce dello spettatore, no, anche in certi momenti della sequenza con grande crudeltà, no, no? Quando le dice scusa, ma magari le tue amiche che stanno a Parigi, si dice forse che lui è andato via, no? È scomparso così, e quindi lì era un po' rappresentare la voce dei dubbi che avevano gli spettatori stessi. E lì Marco voleva, credo, aggiungere qualche domanda. Sì, scusate. No, anch'io sono del parere che sia una scena stupenda, perché poi loro parlano di qualcosa di molto importante per loro, che però è anche molto importante per me che guardo il film in quel momento. E quella è la grande precisione nella struttura, secondo me, perché quella discussione lì arriva quando io che guardo voglio sentir parlare di quella roba. Quindi complimenti. E poi c'è anche il dialogo, che è bellissimo, e la domanda era questa: ma il dialogo, quanto di quel dialogo è precisamente quello che c'era sulla pagina e quanto è venuto fuori lì? Perché sembra molto avere un'energia molto lì per lì, diciamo. Quanto en la página, sí, y cuánto se improvisa. Sí, 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 exacto, ¿no? Si estaba todo escrito. Pues, a ver, la verdad es que estaba casi todo escrito, pero las actrices sí que en los ensayos que hicieron, digamos que algunas palabras, algunas expresiones las hicieron suyas,
pero esa escena en concreto la verdad es que aguantó bastante fuerte. Bene, dice appunto a proposito di questo che l'intero dialogo della sequenza era scritto in quel modo e che effettivamente quando le due attrici hanno provato insieme lì hanno magari inserito qualche cambio su qualche parola o anche magari in qualche espressione nel modo di dirla, ma concretamente quella sequenza era praticamente tutta scritta come lo qual, bueno, me lleva a decir algo que pienso que es que por si hay guionistas en la sala aparte de nosotras estos guionistas que creen que hasta la última coma de su texto ha de ser venerada, creo que sufren mucho en la vida porque somos guionistas y nuestro trabajo es hacer una guía, ¿no? de la película. Obviamente yo me dejo la piel en cada página y lo hago lo mejor que puedo, pero luego queda tantísimo por delante que realmente si el equipo está comprometido es que hay que confiar en ellos, en ellas y dejar que eso, que cada fase, ¿no? del rodaje, que, bueno, de la película, que es larguísimo, pues que cada uno haga suyo ese guión. Y empezando por supuesto por el elenco, porque imaginaos, yo he podido estar, ¿no? hace 2 años en mi despacho con calefacción escribiendo un diálogo, ¿no? y luego 2 años más tarde pues un elenco va a tener que llevarlo a cabo en un bosque de nieve. Pues tienen todo el derecho del mundo, ¿no? a hacer suyas mis palabras y que sean nuestras palabras. Bene, dice que aggiunge qualcosa che pensa e che è qualcosa per anche che magari può, se c'è qualche sceneggiatore in sala a parte de loro tre, lei crede che ci sono magari sceneggiatori che credono che ogni singola parola del loro testo deve essere venerata e invece diciamo lei è del parere che quello che è il mestiere del sceneggiatore è quello di sì, chiaramente no, è la sceneggiatura vera e propria, ma è una specie di guida, no? a quello che è, quello che dice, chiaro, io posso essere a casa scrivendo un qualcosa in un posto caldo con il riscaldamento, però io devo tenere conto che questo magari sarà girato 2 anni dopo in mezzo a un bosco gelato, quindi chiaramente lì chi starà lì girando il film poi avrà tutto il diritto di farsi sue le sue parole, no? con questa consapevolezza che aggiunge del fatto che noi siamo gli sceneggiatori, siamo sicuramente no all'inizio, ma poi il film è un processo molto lungo, implica tante persone successivamente, no? quindi trova una logica al fatto che poi ogni professionista che poi si confronta con quel testo se lo faccia suo e anche molto specialmente gli attori, attrici, no? il cast del film che hanno pure il diritto loro a personificare, no? questo che sono le parole che sono state scritte precedentemente. Abbiamo tempo per un'ultimissima domanda e aspetta al signore. Hola, mi chiamo Innocenzo, soy de Giffoni, soy uno sceneggiatore. Non so che ho detto perché non so parlare spagnolo, onestamente. No, io quello che volevo chiederle è che lei affronta sia la scrittura seriale che la scrittura cinematografica, che sono due cose molto diverse e che passare dall'una all'altra non sempre è facile, anzi molto spesso è molto arduo. Quello che le volevo chiedere è che nel momento in cui... Che differenze trova nel costruire, nel creare un personaggio cinematografico rispetto appunto a uno seriale, per quanto riguarda la creazione di una backstory, dei suoi flow, dei suoi conflitti interni e esterni, questo? Grazie. Gracias. Solamente in quanto al personaggio, no? Sì, o come se hay alguna aproximación diferente nel plantearlo. Vale, pues no la hay, para mí al menos, salvo que la serie te permite
la maravillosa oportunidad de poder estar más minutos hablando sobre ese personaje. Porque yo en concreto soy un poco pesada y me gusta tomarme mi tiempo. Entonces, si tu personaje va a vivir, ¿no?, durante 6 capítulos, que de alguna forma son 6 películas y no, sobre, no, y no va a vivir solo en una película, bueno, pues vas a tener más oportunidades para hablar de ese personaje, con lo cual sí, vas a tener que saber aún más de él y a poder llegar a esos lugares más cercanos a la literatura, quizá, donde un tiempo muerto o donde un detour, ¿no?, un desvío entre dos puntos, te va a dar mucha vida. Entonces, para mí esa es la gran diferencia, el que puedes estar más tiempo conviviendo con el personaje y por lo tanto tienes que eso, pues, conocerlo todavía un poquito más. No, dice que per quanto riguarda la scrittura del personaggio, il fatto che sia un film o una serie, non ha, lei particolarmente non ne fa nessuna differenza. Lei dice che si ritiene un po' tosta, in questo senso sì che quello che magari le ha permesso una serie è poter dedicare qualche minuto in più a diversi personaggi, no? E in questo senso, quando disegna i personaggi, li intende come una convivenza con questo personaggio, quindi il fatto di poter lavorare su una serie, che ad esempio in questo caso sono 6 capitoli, sono come se fossero 6 film, ti permette poter dedicare sicuramente un po' più tempo a questo personaggio e conviverci insieme durante un po' più di tempo. Questo significa che tu questo personaggio sicuramente lo devi conoscere un po' meglio e hai la possibilità anche di svilupparlo in un modo che ti permette di anche mostrare anche magari i suoi tempi morti o magari qualche deviazione quando un personaggio va da un punto all'altro, no? In questo caso appunto quello che sicuramente un metraggio più lungo gli permette è il fatto di convivere più tempo con questo personaggio. Bene, allora davvero, davvero grazie, per me è stato fantastico perché sono stato ad ascoltare e sentire parlare tutti gli sceneggiatori della loro cucina del lavoro è meraviglioso, bellissimo, perché entriamo proprio nei processi della scrittura, che è quello che vogliamo fare da tanti anni al premio Sergio Amidei. Quindi ringrazio innanzitutto, ringrazio anche Iris, che è stata una traduttrice straordinaria e che ha dimostrato attraverso la traduzione tutto il suo amore per la cultura cinematografica, perché è riuscita anche con dire tutto il resto. Doriana, Leon Def, Marco Pettenello, che ci hanno aiutati a entrare in questo viaggio, e ovviamente Isabel Pegna. Grazie Isabel. Mi raccomando, vedete gli altri film ancora in programma della retrospettiva. Grazie.